Bentornati a Expo Etruria. Abbiamo già iniziato il nostro viaggio con i nostri ospiti facendo un po' un sunto, perché è appena terminata questa grande manifestazione a livello mondiale. Pensate, non mi ricordo, Shadi, ti ricordi quando ci sarà la prossima? Tra cinque anni, a Dubai. Però in Italia va a capire tra... Ciao! Non credo che sia ancora nemmeno preso in considerazione. Ecco, capite quanto, che orgoglio dobbiamo avere proprio a livello di italianità. Ed era un tema che interessava tutti, perché nutrire il pianeta sarà uno dei problemi che effettivamente dovremo affrontare. E allora, Expo Etruria, ricordo, mette in evidenza l'eccellenza del territorio, che abbiamo tanti ospiti, abbiamo iniziato a raccontare tutto, però abbiamo anche un collegamento, vorrei ripartire da lì, perché il nostro Andrea Lorentini è in esterna ed è all'interno dell'Istituto Margaritone Vasari e ci faceva vedere appunto il momento di come è nato questo istituto con il comparto orafo un po'. Andrea! Sì Susanna, eccoci, siamo ovviamente qua ancora nel laboratorio Orafo, stavamo parlando appunto con il professor Sisti. Ecco, questo alunno adesso in questo momento cosa sta facendo? Come tutte le esperienze didattiche, è chiaro che chi arriva da noi fin dai primi giorni non è che possiamo pretendere di realizzare i gioielli. Loro imparano ad acquisire delle capacità tecniche di base, traforo, lima, rettifica. Dopodiché andiamo progressivamente ad andare su quello che è il didattico un pochino più artistico. Professor Sisti, studente di prima, quindi ancora sta sviluppando. Le prime settimane hanno già acquisito un minimo di esperienza, però per un bel po' ce ne hanno ancora. E allora, accanto al professor Sisti abbiamo Rosalia, appunto studentessa del primo anno. Ti chiedo, perché hai scelto Margaritone e indirizzo orafo? Beh, ho scelto questa scuola perché mi piacerebbe diventare una designer di gioielli, anche perché fin da piccola comunque mi piaceva realizzare comunque dei braccialetti o comunque delle collane, anche solo per divertimento. E penso che comunque questa scuola mi possa aiutare comunque a raggiungere degli obiettivi e anche diciamo sul lavoro, proprio perché diciamo che unisce sia diciamo che unisce sia l'aspetto diciamo didattico ma anche quello pratico, no? Perché come vediamo il tuo compagno che sta lavorando, ecco, in queste prime settimane, ecco, cosa avete già imparato, immagino alcune tecniche, no? Sì, abbiamo comunque iniziato con traforo e lima. Quindi è un po' la base appunto poi per, come dire, per sviluppare poi il resto delle competenze. Io tra l'altro, Susanna, ho a fianco a me anche la professoressa Martina Scala, perché ovviamente abbiamo parlato dell'oreficeria, del laboratorio orafo di questa scuola, partendo diciamo dalla vecchia produzione artigianale del gioiello, ma ovviamente abbiamo parlato anche del fatto che questo istituto si è ormai evoluto verso quella che è l'innovazione tecnologica anche nella produzione del gioiello. Quindi lei è professoressa di informatica e prototipazione. Ecco, professoressa, di cosa si tratta e appunto in che modo poi si applica al gioiello? Benissimo, innanzitutto buonasera a tutti e grazie. Ecco, dunque, anche spostarci. Sì, possiamo anche vedere un esempio con la studentessa che sta lavorando al computer. Ovviamente noi abbiamo cercato di dare delle risposte a quelle che sono le richieste del mercato orafo, quindi non solo artigianato orafo, ma anche nuove tecnologie. Queste nuove tecnologie, come potete vedere, si basano principalmente sull'utilizzo della prototipazione. Che cos'è? Permette di realizzare il progetto di un gioiello al computer in 3D. Noi utilizziamo programmi di rendering come Rhinoceros. Una volta realizzato il gioiello in 3D al computer, tramite le tecnologie che si chiamano di reverse engineering, viene inviato ad uno strumento che è la prototipatrice, che funziona tipo una stampante 3D come questa, che attraverso delle tecnologie con resine o polveri realizza degli oggetti. Professoressa, le posso ad esempio fare una domanda? Come questo, un oggetto. Professoressa, sì, quindi prego. Lei mi sta dimostrando, prego, che anche l'artigianalità non è detto che non sia artigianalità se non c'è anche l'utilizzo delle macchinari, delle nuove tecnologie. Quindi ragazzi, è importante che imparino ad usarle.
Sì, sicuramente. È importante che imparino in prima analisi delle tecniche artigianali, perché sono quelle che danno poi la misura dei materiali da utilizzare, degli spessori. Questo è fondamentale, perché non basta saper disegnare al computer, bisogna conoscere i materiali, bisogna avere tutta una serie di tecniche, di manualità che poi permettono comunque di fare un passo ulteriore, quello di ricorrere alla tecnologia, ma una tecnologia che è funzionale all'artigianato, all'artigianità. Allora vi ringrazio. Quindi in questo caso, come potete vedere, questa... Vi ringrazio, torniamo dopo. Prego. Professoressa, guardi, abbiamo capito perfettamente. D'accordo. La ringrazio. Andrea, torniamo dopo perché dobbiamo proseguire il nostro programma. Allora, che fatica, vorrei far parlare tutti tantissimo, perché vedere anche nelle scuole che è entrata la stampante 3D e tutto, che adesso ci si può fare anche le case in legno, è una cosa bellissima questa tecnologia, però come ha detto la professoressa, grande artigianalità, dobbiamo conoscere il prodotto. Fabio Bardelli, lì, sì, ho i fogli nascosti, alla pasticceria, tu con tuo fratello, quanti anni è che avete la vostra pasticceria? 23 anni, coperto. Ascesa. 23 anni, 23 anni, sì, tanto oggi me ne dimentico. 23 anni, e come è cambiato in questi 23 anni anche il mondo della pasticceria? Perché cioè... tantissimo è cambiato. È cambiato il modo della ricerca delle materie prime, il modo, è cambiata anche la clientela, logicamente. Perché è più consapevole. Sì, più consapevole, eh? Molto più consapevole. Quindi ecco, il fatto, prima si faceva pasticceria, non è che si guardava le farine. Bastava che era dolce, no, faccio per dire, però insomma è cambiato molto. Ora tu hai detto una cosa, bastava fosse dolce, ma lo sai che stiamo ritornando anche con il gusto verso il dolce? Quindi voglio, lì adesso sta voi a fare le cose sane e buone. Brava. Eh? Ora c'è la ricerca di cose, come diceva prima Shadi, di cercare di andare non su prodotti molto lavorati, ma andare a cercare l'etichetta degli ingredienti, più corta è e meglio è, per qualsiasi prodotto che mangiamo, solo i dolci, su non tutto. Solo io, però anche per voi è molto importante, guardate, insomma, questo, come si chiama questo qui, perché potrebbe essere un... Panzuppo. Panzuppo. Però è una base di un panettone, lievitazione naturale, che ci vuole 36 ore per farlo, insomma. Lievitazione naturale 36 ore, poi diciamocelo chiaramente, a volte il panettone può anche stufare, no? Se invece viene fatto... È una variante, che poi si mantiene benissimo, perché voi lo esportate anche. Sì, in tutta Italia. Capito? Cioè, il panettone, voglio, simbolo dell'Alta Italia, cioè, però adesso questo si esporta in tutta Italia. Sì, però sì. C'è una grande sua, perché c'è il packaging, a parte quello... della lievitazione e tutto, però c'è il packaging, si mantiene, quindi anche il fatto stesso di fare ricerca sotto quel punto di vista. È logico, bisogna fare un po' ricerca a 360 gradi, logicamente. Dopo torno, ora vado qua perché l'ho fatto parlare pochini. Allora. Gruppo Sbandieratori Città di Castiglion Fiorentino, questo paese medievale che porta l'arte del maneggiare i vessilli, fermi in tutto il mondo, no? Avete espatriato? Sì, certo che sì. Cioè siete andati dall'altra parte del mondo? Certo, in questi 30 anni, voglio dire, abbiamo toccato tutti i continenti. Quindi... Vicepresidente Roberto Brogi? Esatto. Sì, abbiamo toccato tutti i continenti, dall'Australia agli Stati Uniti, al Sud America, alla Russia. Qui sono alcune foto? Sì, che... di esibizioni. Questa, aspetta, zitto che ora si sente un po' sì, di musica, sì. Vai. Questo qui è l'occasione del ventennale, quindi di 10 anni fa, in cui abbiamo fatto un'esibizione per onorare questo importante traguardo con le bandiere di tutti gli stati in cui siamo stati. È stata veramente una bella esperienza. Quindi abbiamo detto, ci sono gli sbandieratori, ci sono i musici, perché infatti tu suoni il... Io sono il tamburo, e abbiamo musici, sbandieratori e il corteggio storico, fatto da dame, cavalieri, armigeri. Quindi possiamo fare una esibizione arricchita da un corteggio storico che può raggiungere anche 60-70 elementi in tutto. Ultimamente dove siete stati? L'ultima meta? L'ultima meta che abbiamo fatto è stata... Io sono corto di memoria, ragazzi. Vai, la Francia, in Francia. Siamo stati in Francia. In Francia, sì. Dove esattamente? A Aubagne. Posso dirti la prossima imminente, che è quella del weekend dell'Immacolata, dove saremo a Castel de Fers, vicino a Barcellona. La settimana dopo saremo a Yonnax, in Francia, per un'importante manifestazione rebbistica. In Francia, grande realtà medievale, grandi... però non hanno l'arte del maneggiare l'insegna. No, è una tradizione prettamente italiana. Tradizione prettamente italiana, quindi chiamano noi di Castiglion Fiorentino. Guardate questo cittino. Ah, tu maneggi la... Sì, sbandiero. Ormai è l'ora di andare in pensione.
pensione, cioè, è l'ora da andare in pensione. La però nostra sbaglio. Lilia, Lilia, sì. Lilia, che anche lei maneggia, cioè, sì, da un altro prettamente maschile siamo tornati. Sì. Anche perché anticamente comunque ci sono delle foto, comunque delle stampe che fanno vedere. Però insomma comunque, nell'immaginario sì, è vero, collettivo. C'è lo sbandieratore, ma ora c'è anche le sbandieratrici. Tu quant'è che sei all'interno del gruppo? 30 anni, diciamo che ecco, sono nata con il gruppo storico. Quindi voglio dire, tu 30 anni che sei all'interno, sì. Presidente, vice segretaria, sì, noi siamo i vecchi. Tra virgolette. Non dire vecchi perché ti prendo calzettone. No, che portiamo guarda avanti che comunque le tradizioni e facciamo in modo che i giovani entrino e diamo. Tu quant'è che ci sei? Io 12 anni. E tu? 2 anni. Dopo vengo da te. Questa è bellissima, questa è una chiarina. Sì. Ecco. Cioè, come si fa a non saprire il cuore quando si vede queste cose? Sono un patrimonio. Se non ci fossero, come ti chiami tu? Simone. Simone, e non ci fosse la Milena, queste cose non si potrebbero tramandare. Quindi bravi noi, diciamo, più vecchi, sì, che riusciamo a mantenere viva questa quest'arte, questo amore, che riusciamo a trasmetterlo, no? Shadi, facciamo sto viaggio, dai. Vai. Perché la tua laureato in? Beni culturali. Sarà in critico d'arte. Rotte ghiotte. Quant'è che è il tuo ristorante? 4 anni ora. 4 anni. È quindi, giovane, è giovane anche lui. Vabbè, non è vecchio. No. Però la tua, diciamo che se dovessimo fare il tuo storytelling, come usavo a fare oggigiorno, cioè tu sei laureato e poi hai deciso a un punto della tua vita, dice, voglio cucinare. La mole non era così. Non ero così era prima, così, no. Io ho visto le fotografie, li riconoscivi, era così, così, così. Come te più o meno. Era una cosa indecente. Ora invece, grazie. Quindi come nasce questo amore per il cibo? No, diciamo che le mie due passioni sono sempre state l'arte e la cucina, anche la sì, musica c'è cioè, di mezzo, perché anch'io sì, suono so, i tamburi, come dici te. Però questo è il panino Alex, quello e che ora, infatti, vedi? Guarda, la cosa, infatti, noi si parla di cibo, io per una volta, se posso, voglio fare la cosa contraria. La cosa più bella di Expo, perché io non ho visto nemmeno un padiglione, purtroppo, per una questione perché di lavoro. Perché per lavoro succede così? Dai. Ho incontrato tanta gente che mi ha permesso anche di creare tutto quello che è anche sul mio menù, sulla mia tavola, perché per esempio un chili, quello sì, è un chili, qual è la storia sì, che sta dietro a questo piatto? Potrei dirti che ci sono vari tipi di fagioli del sì, territorio, vabbè, però, Però la cosa bella è che ho conosciuto un'azienda che produce questi legumi grazie alla Coldiretti, è un'azienda che lavora per la Coldiretti, e ho creato questo piatto classico della cucina latina, diciamo, sì, trasformata però con prodotti. Alla fine c'è dentro carne di suino del Casentino, bravo, i fagioli, fagioli del Valdarno e della Valtiberina. Quindi tu mi fai capire che quello che non è importante da dove arriva un piatto è come anche noi, viene noi italiani abbiamo la cultura, la creatività, la nostra cucina, come no? E queste tre doti non ce le può rubare nessuno, e quindi sei riuscito un chili che è un piatto prettamente messicano, certo, ecco. Poi ovviamente non mancano le spezie, come in questo caso c'è il coriandolo, il cumino, sì, che sono tipiche di questo piatto. Perché lui ha questa peculiarità, perché il signorino, madre è toscana, perché lui è toscano, maremmano, per maremmano, padre di Betlemme, e quindi conosce le spezie, perché lui è origine meridionale, e questo mix ha fatto sì che la sua cucina potesse fare rotte ghiotte però in tutto un po' il mondo, capite? Quindi te pensa al falafel, per esempio, che è una polpettina di ceci fritte, non c'è che è questo, che è dentro sono queste qua, queste polpettine, che è una gran moda. È una gran moda, in realtà poi piace molto, io lo pubblicizzo molto perché al ristorante da me, anche se è un piatto sconosciutissimo, piace, perché è un piatto vegano, fatto a base di ceci, però quello lì è il cece piccolo del guarda, Valdarno. Guarda, voi ci sentono i vegani. Vai. Andrea, vogliamo fare questo collegamento o... Sì. Oh, allora, Andrea... Eccoci qua, eccoci qua. Aspetta che ti presento. Sì, ci siamo, Susanna, siamo spostati... Ok. Andrea Lorentini, benvenuto anche a tu ad Expo Etruria, perché oggi è la prima volta che sei come inviato esterno assieme al nostro Claudio Caloni, no? Sì, esatto, è un debutto anche per me, insomma, spero di superare l'esame. L'hai già superata la grande, vai. Allora, Susanna, siamo spostati in un'altra aula qua dell'Istituto Margaritone Vasari per parlare di un altro indirizzo, l'indirizzo odontotecnico, e siamo insieme a due alunni, ma anche al professor Chiesi. Allora, un indirizzo che è partito 3 anni fa, sì, e sì, che percorso ha fatto, che bilancio intanto possiamo tirare? L'indirizzo è partito 3 anni fa, è un percorso di 5 anni, siamo al 3° anno, è l'unica scuola di odontotecnica per la Toscana meridionale, Arezzo, Siena, Grosseto,
e abbiamo un ottimo laboratorio ben attrezzato che speriamo di incrementare. Insomma, è già funzionante, già piacevole anche lavorarci e starci. Abbiamo una prima, abbiamo due seconde, abbiamo una terza, c'è una buona affluenza di studenti. Ecco, e le chiedo, nel laboratorio che tipo di tecniche si sviluppano, com'è il percorso poi formativo dei ragazzi? Allora, le tecniche sono quelle basi, la materia è immensa, è una disciplina molto ampia, ma comunque tutte le cose di base vengono praticate. Lo sviluppo è crescente, si parte da 4 anni in prima, 4 anni in seconda, 7 in terza, 7 in quarta e 8 ore settimanali in quinta. Siamo due insegnanti, io, Chiesi Giacomo e Petrini Stefano, e cerchiamo di fare il nostro meglio. Ecco, tra l'altro abbiamo appunto, come ho detto prima, due alunni della terza, quindi siete praticamente fra i primi, no, che avete avviato questo percorso di studi. Qui vicino a me c'è Filippo, ti chiedo perché hai scelto l'indirizzo odontotecnico? Ma ho scelto questo indirizzo perché mi piaceva molto il lavoro e soprattutto questo lavoro dà dei buoni sbocchi, specialmente a livello, possiamo fare anche dell'università e anche a livello, diciamo, anche di stipendio e, diciamo, un buon lavoro, dai. Quindi, insomma, guardi anche la cosa pratica. Sì. Bene. E Camilla, tu invece? Invece penso che offre dei grandi vantaggi perché è una scuola, appunto, come ha detto prima il professore, essendo anche la prima scuola ad Arezzo, credo che può offrire dei grandi vantaggi nel futuro per quanto riguarda il lavoro o anche, insomma, aprire altre strade, diciamo, per il futuro. Bene, guarda, quanto grande rispetto anche alla parte. Devo... Sì, Susanna, dimmi. Intanto torneremo, però ecco, fai complimenti perché effettivamente questi progetti in una scuola nata per orafi si vede che sta proprio cambiando anche il mondo della scuola, stanno diventando degli imprenditori e cercano di dare spazio anche ad altre professionalità. Grazie, torneremo tra un po', torneremo dopo la pausa, grazie. Allora, ritorniamo in Val d'Arno perché nel primo blocco c'è stato però Simone Carresi, che è il presidente amministratore delegato della IVV, questa azienda che è nata nel 1952. Vetro è il loro vetro, materiale che lavorano, e qui abbiamo delle eccellenze. Però questo è il vostro master, no? Sì, noi abbiamo da quest'anno abbiamo un po' segmentato appunto il nostro brand, qualche nicchia, abbiamo fatto una fascia più alta che è VV952, che chiaramente richiama il nostro anno di nascita, ecco, di fondazione, e quindi è la parte chiaramente più artigianale, più artistica, direi, mm-hmm, fatta da maestri vetrai. Abbiamo poi la parte chiaramente aumentevole centrale, e poi abbiamo fatto proprio sempre da quest'anno una parte più per tutti i giorni che si chiama VV Everyday, proprio per venire incontro anche alle esigenze dei consumatori di poi oggi, ora più giovani. Poi mandando alla regia anche le immagini. Sì, sì. Però ecco, la peculiarità di questa azienda è che è un'impresa cooperativa. Ora capite, già nel 1952 queste persone, che ora siete quanti operai? Ora siamo 100 persone, quasi tutti soci tra l'altro, che hanno praticamente creato questa azienda, qui vediamo i vari prodotti, sì, però tutti soci. Tutti soci. Che vuol dire? Cioè, poi siete cresciuti, cosa vuol dire questo? È la nostra peculiarità, come dicevi tu, è la nostra bellezza, è il nostro impegno, è il fatto che ognuno di noi poi è titolare del proprio posto di lavoro, però oltre ad essere un lavoratore come in tutte le aziende, il socio poi partecipa anche alla vita dell'impresa. Però ecco, per dire, lui stesso, quant'è che tu sei presidente? Io un anno e mezzo. Ora, cioè che escursus hai fatto all'interno dell'IVV? Sono entrato, sono lavorato in amministrazione, direttore amministrativo, sono stato 3 anni direttore generale. È un'azienda in cui pianifichi il ricambio generazionale, no? Oggi abbiamo chiaramente... Perché si parla tanto, voglio dire, scusi, quando arrivano una poltrona... No, ma infatti oggi si parla moltissimo di ricambio generazionale, ci sono libri chiaramente per le aziende private, chiaramente di passaggi generazionali di padre in figlio. Per noi questa cosa è obbligata e viene preparata nel tempo, è una caratteristica chiaramente delle cooperative, perché non c'è un padrone, deve andare a individuare possibilmente dall'interno persone che abbiano da un lato delle caratteristiche manageriali che sono essenziali. Perché oggi chi è più bravo, voglio dire, l'arte del vetro, guarda che fare quel lavoro che fanno quei signori lì, quelli sono molto più bravi di me, ecco, sono molto più bravi di me, di te, sicuramente, di tutti. Quindi è il bello di avere, come c'è scritto, a
Il sapere che nasce dal fare. Ecco, bellissimo, perché veramente sì, sono quelle che frasi che ti rimane, sono un po' ciecata, non vedo, no, capito? Simone. Ma quella è la nostra anima, chiaramente, chi in tutti i giorni lavora, se consideriamo soprattutto. Quindi nessuno è inferiore a un altro, perché in quanti paesi siete riusciti ad esportare? In oltre 90 paesi del mondo. Vendiamo in oltre 90 paesi del mondo. Sì. Allora, con questa 90 paesi del mondo andiamo un attimo in pausa, subito dopo ritorneremo con Expo Etruria.